Una domenica lunghissima, iniziata di primo mattino con la mobilitazione di circa 1000 tifosi, bus e auto non solo dal Piemonte davanti all'albergo di Leni, pochi chilometri da Torino, che ospita i ritiri prepartita della Juventus. Antonio Conte resta con noi, passione, cori, striscioni, delirio per il tecnico salentino. Lui e la festa, convivenza difficile in questa giornata. Giro di lancette avanti di qualche ora, Juventus Stadium vestito di festa e di emozione, naturalmente da tutto esaurito, coreografie degne del giorno. Ore 15, già c'è la partita, c'è il Cagliari, c'è ancora quota 102 da raggiungere. Pronti via, cambio di scena, non di colonna sonora in questa giornata dedicata all'allenatore capitano che sceglie per l'ultima o non l'ultima la migliore squadra possibile. Tra i pali di nuovo Buffon, subito chiamato in causa da una bella conclusione di Ibarbo. Partenza in attacco con Tevez e Llorente, difesa di Pulga sovente in crisi. Arriva un calcio di punizione in zona Pirlo, numero 21 presente. Silvestri, traversa Silvestri, gol numero 55 in Serie A per il regista infallibile. Juve in vantaggio, Juve determinata a dissarsi sulla vetta dell'ultimo record da raggiungere. Calcio d'angolo, 14esimo in aria tenero Cagliari, prepotenza Fernando Llorente, 2-0. Firma numero 16, mai così in alto la Spagna nella classifica gol del nostro campionato. C'è ancora un po' di sardo, ancora Buffon decisivo questa volta su De Sena. Poi prima del riposo tutti i numeri di questa Juve stellare vanno in cassaforte. Claudio Marchisio, eleganza, controllo e rapidità, 3-0. Intervallo ed altra fotografia per il Conte Day con la curva sud che diventa un muro compatto di supplica. Lo show va avanti, secondo tempo utile anche per raccontare che è stato successo di gruppo, cominciando dall'ingresso in campo di Rubinho, terzo portiere brasiliano, spezzone per lui e per altri. Purtroppo c'è anche il modo di mettere nella festa la parola peccato. Uno striscione sempre dalla curva sud, non inquadrato dalle telecamere della produzione Lega Calcio, con un'offesa pesante al collega Rai Enrico Variale e la scritta speziale libero. La bella notizia, i fischi e la dissociazione ammirevolmente compatta e sonora di tutti gli altri settori dello stadio bianconero, con la solidarietà alla vedova Raciti. Il conto alla rovescia diventa eterno, poi finalmente festa, il punto numero 102 che brilla nel maxi schermo. Buffon e compagni alzano il terzo trofeo tricolore consecutivo con la 19esima vittoria su 19 gare casalinghe. Mai dentro la Coppa Tricolore tanti numeri, storia che sarà difficile riscrivere per chiunque, anche per la Juventus, e da domani si tornerà a parlare del futuro di Antonio Conte. Penso che sia storia, la cosa bella è che i 100 punti in Italia siano stati superati da noi dopo un campionato pazzesco, straordinario sotto tutti i punti di vista. Raggiungere quota 100, 102 punti significa vincere 33 partite, pareggiarne vincere tanto e perderne due, quindi... Conte ha spiegato ampiamente le sue posizioni, i tifosi avevano già chiarito e l'hanno ulteriormente sottolineato a chiare lettere il loro punto di vista, ma stasera credo che Conte ancora non possa dire la frase resto alla Juventus. Sì, ma innanzitutto ringrazio i tifosi, ma oggi è stata un'ulteriore testimonianza d'affetto, ma i tifosi juventini sia da calciatore che da allenatore mi hanno sempre riservato grandissimo affetto, io ho sempre dato tutto me stesso per un giorno, ecco, mettiamo da parte le situazioni individuali, ci sarà tempo, ci concentriamo oggi a goderci veramente quello che è stata un'annata faticosa. Abbiamo visto la signora Conte con le lacrime agli occhi, non è perché la porta via da Torino, insomma. No, ma siamo gente comunque di sentimento. Ha votato lo stress, viviamo... anche un po' lei, quella sottoposta. Ma viviamo tutte le cose con passione, è inevitabile che tutte le passioni, l'entusiasmo, le gioie e le delusioni le trasferisco anche a casa. Diciamo una dedica in più per la famiglia, per i parenti che la sopportano da più anni rispetto ai calciatori. Ma sì, sicuramente... Sopportano tra virgolette. Sì, sopportano, però devo dire che sicuramente chi mi è molto vicino come moglie e figlia avvertono un po', no, tutte le... e anche mamma e papà che se non vinciamo non dormono neanche loro. Il loro tempo, hanno quindi fatto la loro parte. Sì. Grazie. 102,
ogni analisi, anche nel più piccolo dettaglio di questa straordinaria stagione, non può che tornare a questo numero davvero impressionante. Ma oggi e già domani non una novità nella storia e nella tradizione della Juventus, ma il presente deve necessariamente fare chiarezza in fretta sul proprio futuro.